Sì, un personaggio a suo tempo scomodo perché fu condannato e poi insomma sappiamo qual è poi stato l'epilogo, è arrivato fino al suicidio, ma un personaggio veramente importante perché è una delle menti più brillanti del secolo scorso, perché è quello che ha aiutato a decrittare i messaggi tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi ha aiutato poi perché il conflitto si potesse chiudere. Ma un personaggio che ha avuto una vita travagliata perché la sua vita privata e il suo essere omosessuale l'ha portato, in quel periodo era un reato e quindi l'ha portato a tutta una serie di conseguenze, è stato condannato, quindi poi fino al suicidio in giovanissima età. E l'associazione culturale ABC Arte ha scommesso sul raccontare questo personaggio ai giovani e anche a adulte, lavorandoci da tempo in collaborazione anche con l'assessorato alla cultura, quindi guidato da Fabio Franchi, che ringraziamo, e quindi siamo arrivati poi a conclusione perché è stato un lavoro lungo di qualche anno per la preparazione dello spettacolo, e quindi ora siamo a portare ai cittadini e ai ragazzi delle scuole questo spettacolo. Quindi ringraziamo testo e regia di Laura Becattini. E lo spettacolo ci sarà venerdì 17 novembre, la mattina per le scuole e la sera al Teatro Masaccio per chi vorrà partecipare. Quindi è uno spettacolo che ci invita a riflettere e quanto mai attuale visto il momento di guerra che stiamo vivendo. Quindi vi invitiamo tutti a partecipare. Grazie.